Venditalia 2018, siamo allo stand di Barry Calbeau, uno tra i più grandi produttori di cacao al mondo. Ci troviamo in compagnia di Alberto Begotti, che è il responsabile Vending Italia. Buongiorno Alberto. Buongiorno Fabio. Come mai voi vi trovate qui a Venditalia? Qual è l'offerta dedicata al popolo del vending? Ma prima ancora, chi è Barry Calbeau? Spiegamolo in 30 secondi a tutti loro. Va benissimo. Barry Calbeau è l'azienda leader mondiale a livello, diciamo, sui 5 continenti. Lavora su 5 divisioni. Azienda che fattura 7 miliardi di euro di fatturato. È l'azienda che a livello industria, dalla materia prima al 60% delle realtà italiane e mondiali. Per Barry Calbeau ci sono diverse divisioni, 4 in modo particolare: l'industria, il gourmet, il consumer e il vending. Io sono responsabile Italia della divisione vending e abbiamo deciso di, ma è da diverse edizioni, saranno 10 edizioni secondo me circa, che siamo regolarmente in fiera. Quest'anno abbiamo lanciato diversi concetti nuovi, diversi prodotti nuovi, in modo particolare legati un po' al mondo come gusto, l'ibrido tra il vending classico e il dessert Oreca. In modo particolare abbiamo prodotti aromatizzati, quest'anno abbiamo spinto con dei gusti un po' internazionali come il macaron, che è un biscotto, una bevanda con il gusto che ricorda il gusto biscotto francese. Si può provare in questa macchina. Un altro prodotto, lo speculus, che è un biscotto belga aromatizzato cannella e anice. Abbiamo un tè alla menta, abbiamo provato un prodotto decisamente estivo, visto il periodo giugno, che non è del più semplice per proporre le bevande calde, ed è il lemongrass, che è una bevanda al latte aromatizzata alla citronella, ed è un prodotto decisamente rinfrescante. Qui abbiamo cercato di rendere uno stand un po' laboratorio. Laboratorio cosa vuol dire? Tutti i prodotti, abbiamo coinvolto i clienti a preparare i loro prodotti anche in una versione fredda, miscelando appunto i nostri preparati con un po' di latte e un po' di 2 cubetti di ghiaccio per preparare delle creme fredde. È stato, diciamo, un ottimo riscontro, soprattutto dal punto di vista anche dello stand, un po' innovativo rispetto ai classici stand. È molto bello, è davvero molto bello. Mi è piaciuto, è stato insomma ben apprezzato dai nostri clienti, dai nuovi clienti, consumatori che sono venuti qui, e abbiamo cercato anche di integrare una parte delle decorazioni, appunto per cercare di far capire che i prodotti solubili si possono proporre in tanti modi, non solo legati al distributore automatico, dove questo distributore automatico comunque riesce anche a dispensare topping, dunque questo era il messaggio che volevamo lanciare, e nello stesso tempo, visto anche il gruppo Barry Calbeau, ripeto, 7 miliardi di euro di fatturato, insomma tanta roba come si suol dire, insomma è legato al mondo industria, decorazioni, gourmet. Abbiamo portato un po' di novità anche qua da far assaggiare in concomitanza proprio con i prodotti solubili. Alberto, tu l'hai spiegata veramente benissimo, ma tutto ciò che è gusto e olfatto è difficilmente trasferibile attraverso un microfono e una telecamera, e dunque per chi è dall'altra parte e non è riuscito a passare al vostro stand qui a Venditalia, c'è un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere e chiedere maggiori informazioni senza alcun impegno? Certo. Allora, ovviamente i nostri uffici su Milano, noi siamo un'azienda multinazionale, abbiamo uffici in tutta Europa, però per quanto riguarda il mercato Italia, i nostri uffici a Milano, a Barry Calbeau, lo trovate sul sito, è www.barrycalbeau.com, un'email dove eventuali richieste possono essere legate ai loghi Van Houten e caprimo@barry-calbeau.com, oppure vanhouten@barry.calbeau.com. Che
che profumino che si sente qui allo stand. Io non posso appunto anche in questo caso trasferirvi la sensazione che provo mentre ascolto lui e gli pongo il microfono per farvelo spiegare. È qualcosa di delizioso, davvero. Grazie Alberto. Grazie, Fabio. Grazie a te Fabio e ci vediamo presto. Noi ci fermiamo giusto un attimo per mettere sotto il palato qualcosa di buono, visto che ormai... Si sentono adesso. Dal pistacchio, come il macaron, pistacchio e mandorla, al lemongrass che è molto, diciamo, invasivo, ma piacevolmente, perché poi a gusto è ben bilanciato. E allora accettiamo il tuo invito fatto prima dell'intervista. Noi nel frattempo vi invitiamo a restare su vendingtv.it perché abbiamo ancora tantissimo altro da mostrarvi. Non andate via. E anche noi una bella cioccolata, anche calda e fredda.